E se ne va, la capolista se ne va, la capolista se ne va, e se ne va, la capolista se ne va, la capolista se ne va. Amici del canale, ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Oggi video sul fantacalcio, come è andata il fantacalcio, come è andata la giornata del fantacalcio del nome della rosa. È andata che siamo in fuga. È andata che siamo in fuga. Nome della Rosa che vince 3-1 contro lo Sticchio FC. Video che esce con un po' di ritardo, però oggi, 1º novembre che sto registrando, è stata una giornata molto lunga. Come potete vedere, non sono neanche a casa mia, sono al mare. Tra l'altro sono stato preso alla sprovvista, l'ho saputo all'ultimo, ho dovuto fare tutto di corsa. Registro adesso che sono esattamente le 22:57, unico momento dove posso registrare. Fatta questa premessa, andiamo a vedere i voti delle due squadre. Partiamo dal mio avversario, Sticchio FC, che ha totalizzato 70 punti. Carnesecchi 7,5, più 1 per il clean sheet. Gatti 5,5, Baschirotto 6, Dorgu 10,5 per il gol, Savona 6, Jasi 5,5, Vlasic 5,5, Politano 6, Piccoli 6, Ildiz 6, Colombo 5,5. Andiamo adesso a vedere i voti del nome della rosa. Nome della rosa che ha totalizzato 79 punti. De Gea 8, più 1 per il clean sheet. Olivera 6, meno mezzo punto per l'ammonizione. Martinez quarta 5,5. Miranda 6,5. Bellanova 5,5. Nico Paz 5,5. Bernabé 7. Ciucuezze 6. Frattesi 13,5, più 6 per la doppietta, Tangstead 5,5, Lukaku 10 per il gol. Risultati delle altre partite? La stella in faccia vince 3-1 contro la C Dolattico. Per i campioni in carica, ex Crimine FC, clean sheet di Sommer, gol di Kvara, doppietta di Poyampalo, squadra di mio fratello invece da segnalare giusto il clean sheet di Svilar, l'assist di Retegui, AC Dolattico, che è stato un po' penalizzato anche dall'aver lasciato in panchina giocatori che hanno portato dei bonus, quali l'assist di Anguissa e il gol di Somme. Perdono gli amici di piazza 3-1 contro la Regina 1914. Per la Regina, assist di Conceição, due assist di Dia, gol di Zappacosta, Samardzic e Dybala. Dall'altra parte, per il Clown Team, clean sheet di Meret, Nuno Tavares, croce e delizia, assist, ma è stato anche espulso, quindi alla fine è come se non avesse fatto un cazzo, e gol di Lovric. E infine, scoppiettante pareggio 3-3 tra Hellas Madonna e Duyu Singo. Per l'Hellas Madonna, a parte Maignan che si è preso 3,5, meno 2 per i gol subiti contro il Napoli, gli altri sono tutti sufficienti, assist di Darmian, Barella e Ndoye, e gol di Gosens. Duyu Singo, anche qua tutte sufficienze a parte il 4,5 ad Essena. Tra i bonus, più uno a Falcone per il clean sheet, assist di Denisman, gol di Orsolini, gol più assist di Lautaro. Andando poi un po' a vedere la classifica, al primo posto ci siamo sempre noi del nome della rosa, 14 punti, più 3 sul secondo. Qua dal secondo posto in giù si sono rimescolate un attimo le carte. Seconda, adesso troviamo la stella in faccia con 11. Terzo posto con 10, ben 3 squadre. Amici di piazza, Hellas Madonna e Regina 1914. Sesto posto con 9, AC Dolattico. Settimo con 8, il Duyu Singo. E chiude il fanalino di coda a 7, lo Sticchio FC. Quindi dopo questa giornata, a parte noi che abbiamo un vantaggio di 3 punti sulla seconda, però ripeto, il campionato è ancora all'inizio e può succedere ancora tutto, il contrario di tutto. Dal secondo all'ultimo posto le altre sono tutte lì, in 7, in 5 punti. Va bene ragazzi, questo è stato un po' il riassunto della mia giornata del fantacalcio. Fatemi sapere cosa ne pensate, ditemi se giocate al fantacalcio, qual è la vostra squadra, come state andando. Io come al solito mi invito a iscrivervi al canale YouTube, a seguirmi su Instagram, a seguirmi su TikTok, a lasciare un commento, a lasciare un mi piace, a spammare questo video in ogni singolo punto del planisfero. Detto questo, vi saluto e ci vediamo al prossimo. Ciao ragazzi!